Okay, buongiorno a tutti, benvenuti in live ragazzi. Oggi siamo qui su GTA, come sempre. Ora inizia la live. Grazie per il follow a 1K030. Ciao, conosci Santo Giocatore? Ciao, quando devo iniziare la live? Ecco, ora inizia la live, ora. Eccoci qua. Siamo arrivati, ecco. Dovevo sistemare la live e tutto e aspettare che si sistemasse anche il gioco, avevo un po' di problemi audio e ora siamo tornati qui. Perfetto. Beh, quel 10-8, qualcuno mi viene a prendere al civico 333? Perfetto. Niente, santo, ciao. Devi fare il solito teatrino prima di apparire. Cosa ripeti? Qualcuno che mi viene a prendere al Burger Veniamo Shot noi, dopo Adama l'ora. 2. No, vengo io che sono da solo. Affermativo. Cioè, 10-4. Serial Kinder. Ecco lo zimbello di santo, che bello tetino. Oh, bestemmi in chat. Questo va senza porta, bello. Ah, hai visto? Finalmente un PG maschio. Dovevo cambiare Beh, sì, server per fare PG abbiamo maschio. trovato una macchina di fronte a uno dei punti caldi della città. Dove? 559. E dov'è il sacchio? Vengo a Molto vedere. pericoloso No, non c'è neanche controllare giubbotto io, no, col cazzo vado manco a vedere. io. Sì, abbiamo Sono controllato e giubbotto. sei stato al Alvaro Navarro. Ah, è sequestratela. Ma vado Perfetto. davanti, cioè in che senso davanti al punto? Esatto. È praticamente proprio all'entrata. 524 Santo. Northwest. Controllate cosa c'è all'interno. Esatto. Vuota. Posso Oh. approfittare un attimo del poligono per Allora, vedere un attimo come suonano le 410 armi? come suonano le armi? Sì. Vai, cosa suona? Cosa suonano? Strumenti? Sì. Fai veloce perché un po'. Cioè, non vogliono molto che usiamo il poligono. No, un colpo Adam per sei arma, solamente 18. le pistole. Ok. Cosa ne pensi di Leslie? Penso che sia un bellissimo server in cui c'è un roleplay migliore d'Italia. Ma purtroppo ci sono pochi player, quindi questa situazione ne va sistemata. Finché ci saranno pochi player. Io sto qua. Perché ho provato a giocare ho giocato per 2 anni, 2 anni sono divertito, poi l'ultimo wipe è sempre stata meno gente. Sempre stata meno gente, purtroppo non. No, Che succede? poligono attivo. Vuoi sapere una bella cosa? Eh? Cosa? Non è cambiato un cazzo. Vabbè. Ricarico le armi. Carabina. Tac. SMG. Tac. Pistola. Tac. Meglio la fe. Va bene. Se c'è meno gente sarà perché l'RP non è meglio d'Italia. E il problema no, il problema non è che se c'è meno gente. C'è meno gente perché ci stanno poche cose da fare. Cosa? Ne metti 4 al posto di 5 di caricatori. Io ho sempre 5 caricatori addosso in più. Che Però ce ne devi mettere 4 nella cosa. ne so io. Perché Però sennò se ne.
ne perdi praticamente 50 colpi. Boh. A sinistra, a sinistra. Ah, però comunque speriamo che si riprenda. Io comunque non me ne sono andato per sempre, sono andato via temporaneamente. Devo mettermi la divisa invernale. Non serve, andiamo. No, no, guido io, guido. Ma non questa macchina, fa cagare. Ora vai al negozio del City. Mamma mia, Smith. Sta macchina che fa cagare, cioè... Ma ci hanno messo la nuova macchina per un motivo e tutti usano sta qua, vabbè. Ma perché quella nuova si rompe troppo facilmente? Basta. Cioè questo è un carro ragazzi, armato. Basta. Ah, mi ho sbagliato. Rubo $250, eh. Sì, poi se non ce n'è abbastanza. Non ce n'è abbastanza. 2000. Devo mettere questo giubbotto, spa. Allora, t-shirt, tengo quella che avevo prima, quella bella prima. Ho torso e 111. Torso e 111. Questo qua lo posso mettere. Raga, basta fare riferimenti allo Santos Life. Se non vi va, non vi piace come server, non andateci. Basta. Tutto qua. Non parlate male di altri server, che a me non piace sta cosa. Io ho detto il mio parere sullo Santos, a me piace come server, fa molto bello l'RP, molto bello. Problema unico è che ci saranno poche player, basta. Quello lì è l'unico problema. Quindi non parlate male degli altri server, altrimenti vi banno. Dalla live. Adam 2, 10, 55 è concluso. No, non è che rischi scusa mamma, cioè, che più che altro, cioè, non è bello, punto. Ci stanno dei gradi attaccati, porca miseria, oh. Oddio mio, ci stanno le 111, metterò quella là con le gradi un po' volanti, chi se ne frega, tanto non si nota.
Questo divisa invernale ufficiale. Via. Andiamo. Perfetto. Grazie per il follow, Fabrizio 2. Scusa mamma, sì, santo, sì, santo. Perché non giochi su Impero, santo? Allora, siete noi sugli altri server. No. Andiamo, Adamuno. Quante Adam in servizio oggi, stamattina, mamma mia. Cosa? Hai messo lo streaming e fai così? Hai messo le streaming e le fai di GPU così laghi meno? Guarda, io sinceramente non mi ricordo come le codifico perché ho settato, cioè non mi ricordo più come si capiva. Ti giuro, lo so, l'ho fatto una volta, ma non mi ricordo più come si faceva. Sta il fatto che comunque faccio 30-40 fps li faccio senza problemi, quindi cioè. Ho fame, tantissima fame. Allora, sicurezza al vanilla, mia. Buongiorno. Cioè, adesso, un attimo. Perf. 1, 2, 1. Ah no, overlays. Draw performance. Guarda, molto easy. Ora vado comunque a 60 fps. Ora sono 60 fps. 70 fps sono. Ho la GPU al 38%, CPU al 96%. Ho paura che sto streamando con la CPU. Ed è un po' brutto perché. Stream, allora, output. Io sto. Audio track tipo sequenze, no, allora video. Non me lo ricordo, non so dove si trova, non so proprio dove si vedeva scritto, sai? Se mi dici dove posso leggerlo, magari posso dirtelo. Hardware. NVNC, ecco, recording hardware. Hardware. Buongiorno. Un attimo, sento. Buongiorno, mi sente? Sì, che la fai? Oh. Guarda che non stavo parlando comunque. E se anche io, Nido, stavo parlando. Io non stavo parlando, erano un Stai attimo i miei parlando da pensieri. solo? No, erano i miei pensieri, era. Ah, Comunque, ok. salve, tantissima fame. Avrei per caso qualcosa di buono da darmi? Qualcosa di Anch'io. buono che mi Ah, tenga bello biscotti. attivo. No, se siamo in servizio. Biscotti, No, bello. da mangiare, qualcosa di bello Ah. attivo che mi tenga bello attivo tutta la Domani mattina. hamburger. No, c'ho due hamburger, due dog e due Coca-Cola e due Sprunk. Faccia rotta. Esageriamo, va. No, anzi, Vai, invece che due vai, Sprunk, pure due drink analcolici. Eh sì, devo fare scorte ormai tu. Allora, qua. numero fortunato. 937. Giorgio, ciao, 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 ciao. Fai il bravo, eh. No, le Sprunk non ci stanno in tasca mia, quindi no, dai, facciamo invece di due Sprunk, facciamo due drink analcolici. Qualcuno che vuole due sprunk? Io. Numero? Mi dai la stessa cosa sua, E però un con le Adam di Sprunk. supporto può venire a prendersi il burger 942. shot. Che ci faccio sempre tutto il Quante burger persone shot? siete? Due. Ma è Zona che ce l'ha fatto? Adesso smetto, ci penso. Oh, E io sono al spostati che vanilla, faccio un attimo l'hamburger. sto prendendo da mangiare dei fornimenti che Anche c'ho una bottiglia fame. d'acqua e due 10-4, bottigliette d'acqua io vado e due a dog. E se da solo vai tu a prendere. Esageriamo oggi, eh. Ormai Esageriamo, faccio fattura intanto. Due bottigliette d'acqua.
e due hot dog. Li hai mangiati quelli? Ma a me non mi fa nulla, eh. Vada, vada. Che mo mangio tutto. Ho dato a 942. Questo. Te? Vai, mo, a me due hot dog, due hamburger, due cole e due drink analcolici. 937. Due hamburger. Due hamburger. Faccio la spesa. Due cole. Due analcolici. Esatto. In tutto questo ancora non mi hanno promosso. Gli hanno promosso quelli con 60 metri quadri di me. Lo so, ho notato e ho subito pensato a Miller. Che cosa? Si apre il telefono? Sì. Porco cane. Lascio un attimo gli occhi fuori. Sì. Ottimo. Posso sapere chi è l'agente che ha sparato con il taser a furto d'auto? Beh, io le ruote per bugarle. Ah. Va bene, dopo mi aiuti a settare bene la stream, è meglio, perché cioè io se non voglio cioè tanto faccio, ora faccio 70-80 fps. Però boh. Collega, fai tu. Oh, grazie. Grazie. Come ti chiami, signorina? Io, Nio. Già occupata! Grazie mille. Già occupata, aspetta. Ripetere mio. Ove le studiamo. Sono un po' direttivi, sì. Ma no, ma te l'ho chiesto gentilmente perché mi ha accompagnato. Perfetto, grazie mille, buona giornata. Ciao, ciao. Ah, ok, avevo capito. Oh. Buongiorno. Tutto bene? Buongiorno. No, non tanto, dai. Che succede? Vieni. Che succede? Guarda, ti spiego, ho già parlato con il procuratore tutto, no? Ma tu sta... Vabbè, senti ancora. Io ora sto facendo l'ultimatore, no? Eh? E dopo te lo dico, per se non lo con la 200 ti prendi la CPU abbastanza buona e infatti se mi comprerò qualcosa di bello. Che c'è? Ti spiego, allora, io ho già parlato con il procuratore tutto per quello di una pedina penale per fare, diciamo, studio nome tutto. Il procuratore mi ha detto che ci faccio tipo l'informatore tutto, che diciamo che vorrei entrare anche in polizia. E il problema è che vi consiglio di passare molto più spesso col vanillo, perché anche il vice direttore e gli altri tirano fuori con i silenziatori tutto. Ehi. Poi spacciano cocaina, roba del genere, per esempio ieri sera usa l'erba. Lo devi chiamare quando. Che okay, ciao Emmy, ci vediamo. L'ho chiamato due volte io. Oggi a noi ci arrivano i taser. Fino a ieri sera ci arrivavamo col tirapugni. E sto qua a fine servizio, ho pure ridarlo perché non è mio. Vabbè, oggi arrivano i taser, dai, a posto allora. Sì. Vabbè, passeremo a controllare più spesso allora al vanilla, dormici sta cosa. Poi anche ieri sera il vice direttore dell'armeria gli hanno bucato le gomme, col silenziatore. Mamma mia, diciamo che... Cioè, non è bello il vanilla, diciamo. Capisco, adesso vedremo un po', controlleremo un po'. Infatti col procuratore, devo parlare anche con il governatore tutto. Da chi è composta l'M4 rotta 3 white? Siamo informati. Scusa. Mi ha detto... Ah, problemi con l'applicativo. C4. Ragazzi, vi do l'ultima... Oggi, vi do oggi giorno per risolvere i problemi con l'applicativo. Sono stufo di vedere gente che dice, non so, non posso stare sull'applicativo. Come sapete è obbligatorio nella Bibbia stare sull'applicativo, quindi è obbligatorio anche come polizia stare nell'applicativo posizionato nelle Adam. Vabbè, adesso passeremo da questa cosa qua, passeremo a controllare più spesso il vanilla, ecco, grazie per la sua info. Come mai? Perché ha detto che secondo fare l'informatore non devo dare troppo sott'occhio. No, se deve fare se deve fare l'informatore, cioè a chi lo fa? Procuratore? A voi, cioè vi do l'informazione. Però questo c'è, cioè, diciamo, devi rivolgerti a un agente singolo, non è che puoi farlo con tutti, capisci? Che poi dopo arriva quello.
Cioè, dovresti. La cosa che lei ha confidenza con un agente, prende e porta. Esatto, se vuoi dare informazioni, deve prendere confidenza con un agente che conosce bene e dare, portare informazioni a lui. Ecco perché se le racconta a destra e manca, quindi cioè, un po' orienta la cosa pubblica che lei aiuta. Infatti prima parlo col procuratore, penso che il procuratore dopo gira tutto. Poi appena le ho detto che... Parli Oh, solo col scusa, procuratore di quanto sta era cosa, ecco, parli solo l'abbonamento? col procuratore di sta cosa, ecco, eviti di parlarne Ciao Smith. qua con gente. Non Buongiorno avevo ragazzi, visto tutto nessuno. bene? Tutto Poi ho detto bene, che tutto appena bene. bandiamo... Tutto bene? Sì. Che appena bandiamo proprio la polizia ha detto che mi fa entrare, ha detto che mi faccio informare. Vedremo, Vabbè. vedremo. Vabbè, a posto. Avete già ordinato la bere? Sì, io già stiamo già andando Sì. anche Avrà qua. fatto pagare? 4:18. L'Inter non potrebbe farlo. Ma non potrebbe. Eh no, per voi agenti d'ospedale, quando fate i carichi, diciamo, è scontato. Quando prendete due cagate, diciamo, che è gratis. Ma infatti a noi due non ce l'ha fatto pagare. Ah, sì. È vero. Ma voi siete donne per questo. Oh, una volta tanto, Smith, una volta tanto. È un privilegio esserlo. Beh, ma si sono messi davanti al balcone. Guarda, ecco, non ti dico Guarda, certe cose. scusa, No, non sennò posso non lo dirtelo dice. qui. Perché Perché fatto no? così? Perché è una cosa da fuori. Aspetta, rimettiti lì. No. Pagato tre fatture solamente cibo. Oh, Madonna, Scusa. stiamo pagando un sacco per il cibo. Vabbè che tanti soldi io ce ne ho e fin troppi, quindi non ho Non problemi, ti però. lamentare che io ci attivo 2000 dollari. Vai a prelevare lo stipendio, Prelevato già. no? E come cazzo Io possibile che c'è solo di pochi soldi? Cosa spendi così tanto? ho comprato una Sì, macchina ma elettrica. se tu Lei compra vedessi il con suo te. garage, cioè prendi paura. Ma andiamo a vedere il garage di Silas. Avrà Vai, le guardalo. antimacchine una più brutta dell'altra. Cosa? Cosa? Minchia. Puoi proprio Una più dirlo. tamarra dell'altra. Non è vero, non sono tamarre le mie auto. Ce n'ho soltanto un No. paio tamarre. Minchia, non mi puoi dire che le muscle sono tamarre, dai. Beh, Smettila. belle non sono. Sono tamarre invece. Abbassa quella pistola. Aspetta che sto un attimo calibrando le tacche di. Vediamo un po' qua. Sì, adesso il guarniera. Così è perfetto. Vediamo un po'. Macchine. Allora. Aiuto, chi è che mi punta con la carabina? Io. Allora, minchia, 19 macchine, c'ha. Dominator, Gauntlet, Vincent, Ops. Sanchez, Feroci, Tunac, Puoi Devian, vederlo? Speeder, Bati, Ci ho mai Tulip, fatto caso. Contender, Cliffhanger, poi Keburek, non so cosa sia. Neon, Suft, Che è Burek? cos'è che è? Una Surfer. Poi Un una server da Scorcher, intossicato. Penetrator, Cruiser e Via, Tampa. Vipe. Cioè, Madonna mia. Via, cosa? C'ho tante auto e ti odi. Mamma C'ho mia, la mamma mia. passione per le auto. Mamma mia. Vediamo Sì, quelle dai, di su. Smith. Dica. Allora, Avanti. la Premier, la Striker, la Allora, io mi Contender, ricordo di te, l'Argento e la però Baller. non lo so, mi dici il nome? Già. L'argento Prego. non può mancare dal mio garage. Agente, sì, immagino. Sì, sono E il io. contender ci deve sempre essere un garage di un poliziotto. Molto tempo fa. Vero? Molto. Eh certo. Io Meglio c'ho il dumpster. Molto tempo ancora. fa. Molto. Sei per ma sei? dove eravamo? Sì, Se per sé è è una bellissimo. bomba. Infatti lo Sì. compro un po' tra poco io. Devo comprarmi Poi io sia il c'ho il Dubstep Dominator rotto apposta. che il Camacho mi devo comprare. Anch'io c'ho la Dominator GTX. Quella no, io la Dominator e Ah, quella basta. normale, ok. Io Una c'ho la Gauntlet GX. S, che era lì, sarebbe da comprare. Sono auto che c'hanno tipo tutti. E poi c'ho la macchina più bella del mondo io. Mi dispiace, ma una macchina più bella di quella non esiste. È la Super GTS. Schifo. No, è stupenda, non puoi dire che Macchina fa più bella schifo. di tutte è la. Dove arrivare? L'avevano messa per giorno, Ma ma oggi non proprio c'era non si lavora. Ma niente. che cos'è che cioè, oggi la criminalità si è spenta? La criminalità oggi, ma Sì, perché stamattina non siamo. c'è niente. Vabbè che siamo un sacco di poliziotti, però comunque c'è un cazzo da fare. Niente più furti d'auto, cioè io questo qua l'ho notato. Ce ne stanno di meno. Hanno sospeso i zoom. Ma mo' Izuna l'avete Vabbè, visto? io non sono Stamattina riuscito a l'avete visto Izuna? farlo. Sì. A voi ha Cosa ha sospeso fatto? i zoom. Si è quasi preso pugni con Noah e basta. E cosa ha fatto? Cosa Che è, c'è? poverino?
Cosa sto facendo ora che non so, che non lavora più con noi? Che coglioni, Smith, questo fa rompere soltanto i coglioni. Mamma. Più di quando andava in pattuglia. Dai ragazzi, comunque io non tocco allo calcio, detto che... Che ha visto spazio peggio, no? Là, ragazzi. No, no, no. Cosa che ha detto? Che era una sua amica quella là che gli ha dato robe. Vabbè, noi andiamo un po' in pattuglia, signori. Buona serata. Arrivederci, buona giornata. Cosa? Niente. Cosa hai detto? C'è un ufficiale, un superiore, un agente esperto coordinatore? Un agente esperto coordinatore, buongiorno. Niente, cioè, può venire un attimo all'OL, ma tanto serve un ufficiale. E allora che senso ha? C'è Izuna che vuole parlare. Niente, sta cerca gli ufficiali, punto. Va bene, va bene. Non è che si cerca l'ufficiale da venire io. Sì, hai ragione. Canso ufficiale. E mo che cazzo c'entro io? Non sono mica un ufficiale. Se fosse la sospesa del vicecomandante, mica l'ho sospeso io. No, cioè, anzi, l'ha sospeso la procura, eh. Chi che ha combinato? Eh? È combinato di nuovo. Dica. Ma che cazzo ne so, ha parlato male, tipo ha detto delle cose su di una femmina, poi ha ordinato di sparare delle carabine a una persona, delle auto delle persone, ma ha fatto un sacco di cazzate, L'hanno denunciato per violenza sessuale, anche, per molestie sessuali, non violenza, molestie sessuali, sì, ma veramente, cioè, se lo merita. Se lo merita, molesta le ragazze, dimmi. Cornetto. Dove sei? C'è il garage. Dai. Andiamo a vedere un attimo i punti caldi. Ah? Passiamo avanti a 559, vediamo un po'. Se prendessimo l'elicottero? Non si può. Perché deve esserci l'autorizzazione di un ufficiale e costa 50.000 dollari il salario. Chi è qua? Documenti. Tanto li lasciano come caccole, cioè. Che cacco. Te li avevo in bocca, antiamoli. Aspetta, fermo. Ma? Ma? Perché posso raccogliere? Ma andiamo. Perché posso raccogliere? È finita tanto, no. È finita? Corri. Ma perché posso raccogliere? What? Non lo so. Se vai per il doppio lavoro. Io per il servizio però mi trovi a fare le cimette. Poi te beccano, te inculano. Eh? Poi ti beccano e ti inculano. E che mi fanno? Ti licenziano, ti mandano in tribunale. Per? Per spaccio. Da agente di polizia, cioè, quindi proprio. Già. Sai, non ci sei manco una gioielleria, cioè, veramente una gioielleria. Ma tanto davanti alla centrale. Ma non si può convertire. Andiamo a converge. Andiamo noi. Adam converge al 1099 al Boulevard Liquor. Adam sei disponibile. Signore, un Adam che ci dà supporto a questo 1090. 1020. Andiamo al negozietto. Andiamo. Converge al 449. Adam 5 al. Andiamo al negozietto. Ma spiegate perché passate contro mano? Porca troia, oh! Che botta! Fortuna non li ho presi. No, davvero? No. Visto che gli sento proprio in pieno. Sto di radio 6. Adam 1 risposta a frequenza numero 6. Spegni. Abbiamo visto dietro la centrale.
Contratti tu o contratto io? Contratti ovviamente tu. Check. Checkolo. Check. Smith, mi spazzi gli scatoloni? Che cazzo fanno? Che hai detto voi? Sì, siamo noi. Sì, è la Damuno, abbiamo detto. Abbiamo detto noi. In realtà qui ci diamo il ciro io, poi dopo... Comunque, Adamuno con Belgio di 99, hanno detto. Oh. Siamo noi Adamuno. Vabbè, la prossima andate voi, non vi preoccupate. Buona fortuna. Salve. Comunque, ok, decido io chi va. No, basso. Adesso? Molto meglio. Ok, questa è la rapina. Non ne sono... Boh, wow, non lo sapevo. Perché? Io mi sono caduto di 50 dollari per terra, però non riesco più... Può alzare la voce? Ma come posso alzare la voce? Sto urlando. Va bene. E... Beh? 10-4, ragazzi, silenzio e calma. Ma sento, lo sento, vado. Allora, mi sono caduti questi 50 dollari, però c'era una gomma per terra e non riesco più a tirarli fuori. Adesso siamo qui con una cazzuola, perché noi siamo due provocatori. Quindi noi facciamo... Quindi? Hai intenzione di uscire? Raccogliamo i miei 50 dollari. E poi ci mangiamo qualche panino, festeggiamo. Ecco, allora mi dica una cosa. Ostaggio all'interno, quanti siete? Allora, siamo 7-8 di noi. E ci sta un carro armato, un jet privato, un unicorno volante che vomita arcobaleni e faccio tre ostaggi. Serio, signore, non c'è da scherzare in questa situazione. Ma mi sono caduti 50 dollari. Cos'è che vomita arcobaleni? Siete all'interno, tre ostaggi. Abbiamo tre ostaggi. Hanno tre ostaggi. Ma però devo farcelo vedere per l'ostaggio. Più un jet, un carro armato. Me li può far vedere tutti qui. Non si può. Si vergognano, sono timidi. No, me li faccio vedere, signore. No, sono timidi. Me li devo far vedere. No, sono timidi, non si vogliono far vedere in faccia. Sono troppo timidi, mi dispiace. Signore, io per l'ostaggio posso darle la via di fuga, però devo vederlo almeno. Mi ci faccio anche solamente parlare. Ma si vergogna. Anche per parlare? Eh sì, è muto. Lo scotch sulla bocca. Glielo levi. No, glielo tratti bene. Non si può più levare. Signore, capisce che se non li vedo io non posso fidarmi. Posso darle la via di fuga così. Me ne faccio vedere io uno. Posso metterle una macchina qui davanti e partire con l'inseguimento. Che auto? Non so, va bene una Oracle XS? Abbiamo un carro armato. Vado a prendere la Oracle. Dove cazzo sta? Corri. Vabbè, ci parlo. Un carro armato, signori, non l'abbiamo. Ma finché non ci vede l'ostaggio io le porto su un veicolo, non ha capito? Chiamate l'esercito. Ah, vuoi entrare a sparare? Piuttosto sì, però se non mi fa vedere l'ostaggio io mi faccio scappare via due criminali. E questo è il fatto, cioè, perché è facile, poi dopo lui scende, esce, ci buca le gomme e poi vaffanculo, scappa, capisci? Cioè, so come giocano sti qua, giocano sporco, eh. Non ho capito, ripeto un po'. Vogliamo un elicottero e trai un carro armato. Ah, ok, vabbè, quando ho finito di cazzeggiare ve lo dico che magari facciamo una cosa seria. Le cose si può finire per la vita degli ostaggi. Una via di fuga, le ripeto, se mi fa vedere tutti e tre le persone posso mettere una macchina decente, anzi anche due. Quanti siete all'interno? 8, due macchine decenti da 4 posti. Facciamo così, se vuole vedere gli ostaggi deve entrare. Signore, non posso, me li faccia vedere dallo stanzino. Perché non può? Non vuole salvare la vita degli ostaggi? Me li faccia vedere dallo stanzino, non posso entrare. Non posso entrare. È pericoloso per la mia vita. Ma lei non si fida di me? No. Solo perché mi sono dato dei 50 dollari? Sì. Lei vuole i miei 50 dollari? Ha detto che è una rapina questo, non che sono 50 dollari. Esatto. Che se ne farà poi con i miei 50 dollari? Me li spendo, su. Mi faccio vedere gli ostaggi. Non si può.
Vedi che se non si fa dello stagio non si fa nulla. Rimarremo quasi ancora per un po'. Te lo dico. Non potrà fuggire, ci costringerà a fare irruzione. Signore? Mi sentite? Allora, perché io stai non possiamo dargliela così. Fuori siamo un dipartimento. Sta arrivando la SWAT che si occuperà di fare il perimetro. Ok. Noi qui siamo in 30. Abbiamo anche parecchi ostaggi. Quindi se voi io le dovete. Quanti ostaggi avete? Quanti ostaggi avete? Prima mi dicete. Mi dite. Tre ostaggi. Ok, prima ha detto che. Mentre eravate in. In 8? 8. Gli ostaggi non erano 2 gli ostaggi? No, no, non è sempre detto quello, però guarda veramente. Se ti metti dentro la porta ti spara, quindi non so quando ti convenga. Sì. Mi deve far vedere gli ostaggi per la via di fuga. Non possiamo, no. Cosa non potete. Non potete. Senza. E te allora, no? Te allora esci, ti fai vedere con le mani in alto disarmato se io devo entrare. Sì. Allora vieni. Esci qui, allora ti fai vedere con le mani in alto qui davanti. Allora gli ostaggi non puoi vedere. Capisci? Me li devi far vedere tu, non devo entrare io. Capito però. No, con la persona qua che vuole gli ostaggi, se tu non io. Fammi irruzione mi sa, perché altro questi qua vogliono solo sparare. Ripeti per favore. La persona che qua vuole gli ostaggi, tu. Però tu mi devi venire incontro se vuoi la via. Grazie per il follow, Mark TV. Non ti facevo niente. Sono Cujo, ciao Cujo. L'assalto è tuo? L'assalto a noi vuoi. Entri dentro. Gli facciamo dire. Io non entro, non metto in rischio così la mia vita. Lei mi fa vedere l'ostaggio e io le procuro la macchina. Stavi in live prima, capito, capito. No, perché? Entra dentro a vedere lo staggio di ostaggi, teniamoli fuori, contrattiamo e basta. Non mi piace, non mi piace, mi faccia vedere l'ostaggio, signora. Vuoi vedere l'ostaggio? Vieni. No, me lo faccia vedere lei. Sembra che non mi conosci. In lo che senso se non mi conosci? Comunque. Solamente dal magazzino lì dietro. Sono legati della sedia. Lo so, lo so. Immagino, ma lo sono sempre stati, lo sono. Perché dici che sembra che non ti conosco? Per irruzione in questo modo. Cosa? Mi ha detto vieni a sdegarlo tu, vuol dire vieni a fare irruzione. Dico che faremo irruzione. Lickner, grazie per il follow. Dili che se non ci fanno delle ostaggi noi non possiamo continuare la contrattazione, quindi dobbiamo fare irruzione perché non possono stare qui dentro all'infinito. Allora, c'è uno che dice che parla con Ninja e fa ribaltare la procura. A contrattare e non possiamo stare qui all'infinito. E niente. Ci costringerà a fare irruzione con tutta la SWAT e tutti il dipartimento. Ti aggiunto. Non mi ci ha fatto parlare, eh? Non me l'ha fatti vedere. Sa com'è. Che ci faccia parlare? Attenzione, sei re, Spectre. Faccio fare un verso semplice. Sei Spectre. Possono fare. Sei Spectre. Bene. Non l'ho sentito, puoi rifarlo? Beh, se me lo farete vedere, ok, se no. No, ma stanno seduti una sera, sono legati e tutto. Entri dentro, li vedi e te ne vai. Ma signore, non potremmo continuare la contrattazione finché non mi fa vedere gli ostaggi. Mettiamola così. E poi degli ostaggi entra, punto. Mamma mia, questo! Un'altra volta che mi dice entra, ti giuro, vado. Ancora? Oh, porca miseria. Se si dice inter, ma tra poco entriamo sparando, te lo dico. Diglielo, o ce l'ha degli ostaggi o se no non potremmo continuare, diglielo così.
o mi fa vedere gli ostaggi e me li fa uscire o non potremo continuare la contrattazione. Glielo dico per l'ultima volta. Ma sono legato alla sedia, tu sei legato a me. E falli uscire con tutta la sedia. Poi gli eroi si devono. Dobbiamo vederli, altrimenti non c'è contrattazione. Gliel'ho detto più volte, basta, mo quando meno se l'aspettano fammi ruzzare. Cala. Bravi con gli. Vabbè, hanno voluto loro. Oh là, pronti a entrare? Pronto? Dimmi quando vuoi entrare, che io ti copro la. Ok, entriamo sull'isola come sempre sulla. Vai, entra, sulla destra, sinistra. Ti copro lo stanzino. Ok, pronto? Via. Ricarico. Pulito. Coprimi il stanzino. Dentro? Ok. Ok, pronto? Vado io? Vari. Vabbè. Vabbè, usciva sto qua da sinistra e destra. Double HS. Vabbè, questo va a voler. Roleplay, guarda. Un roleplay. Vabbè, questo qua vuole il double HS. Vabbè. Sto zitto. Che schifo, però. Sentir dire double HS, cioè che schifo, veramente. Cioè, almeno ci diceva, cioè, vabbè. Phil 30. Ciao. Grazie per il follow. RP top, mamma mia. RP top proprio, guarda. Io mi devo quittare, loggare. Potete adesso. Aspetta, quanto che è? Lui cos'è che è lui? Lui dovrebbe essere. Vabbè, comunque. Vabbè. Allora, tu cosa sei? Che di sei? Allora, potete restare ID 937. Che di sei? 958 e 958. Please. Non ci sono medici. Aspetta, no, guardiamo oggi un po' più tardi, ora no, sto qua. Dai, ci sta Ninja e Strong, dai, uno potrebbe proprio restare, Dio mio. Questi usano la God Mod, ma comunque anch'io l'ho beccato una volta, mi sa. Però boh. Sì, si incano come la merda quelle scatole, con quelle scatole, può darsi. Se non mi restano qui, to rilogo così. Vabbè, qui te rilogo.
Sto fatto che non ci stanno medici e meno la rottura di palle, mamma mia. Non ci stanno medici, quindi non ci si può far restare, Dio mio. Ne basterebbe uno. Bene, sto riloggando ora. Bene, sono dentro. Adesso tocco VoIP, si collega. Perfetto. Perfetto. E niente. Potevi venire a spawnare e fare come me. Torcia per armi. Caricatore esteso. Impugnatura. E il mirino. Poi dopo qui, caricatore esteso, torce per armi, l'impugnatore di stai, mirino non esce più, quindi carichiamo, 120, 180, 240, 60, 120, 180, 240, poi ...216 e 250, perfetto, via. Io 5. Check. Ci stanno qualche rapina in corso? Chi ci sta la gioielleria? Mitto, passami a prendere uno. Sì, sì. C'è qualcuno che sarebbe fornito da Cornetto, Sdarren, e chi è il terzo che non sta? Santiago Scorpion, ok. Se Scorpion... No, Santiago l'ex sceriffo. Ah, ma non è più sceriffo, comunque va bene, a posto, sta in gioielleria. E al negozietto Sandy chi ci sta? Teoria Rossi e Fila. Ok, ricevuto. Adamura ritorna dall'IC99 al 449. Andiamo all'ospedale a prendere il collega.
Beh, quel dove sei? L'ospedale. Andiamo in centrale. Poi guarda lì. Sì, ho visto. Cioè. E due volte, ha preso il muro. Perché poi? Perché pure ieri è successo. E vabbè. Non capisco il perché, fra. Guida un po' tu, guido io. Guido io. Ah, guido io. No, guidi tu? Vabbè, per questa macchina qua. Sì, sì, è più veloce. È più veloce per i 80. L'altra è inutile. No, l'altra è meglio. Questa qua è una stronza come macchina. Posso avere un check delle Adam? Check Adam 5. Check Adam 4. Adam 4 sei sempre in 3 o sei in 2 ora? E quello che era con te, White, dov'è? 17. Ok. Adam 2. 5 siamo in 3. Chi? Siamo recluta Diaz, agente Johnson e Albedi. Cooper. Cooper, posizionati sull'applicativo. Faccio un attimo fatica che ho dei problemi. Adesso appena risolvo arrivo. Ma come, cioè, lo dicessero che stanno da altre parti, non che hanno problemi, perché non è credibile. Sì, in effetti. Fermo, fermo. Ma sta Adam qua che sta con i sireni, che sta facendo? Ma perché ci si è fermato questo? Correva. Ma no. Siamo in emergenza, per favore. Adam 10-8, patrullamento cittadino. Emergenza fatto. Di cosa? In macchina, siamo in emergenza. Ma emergenza per che cosa? Ma vedi una persona addosso? Due feriti in macchina. Ma che ca... Salvo McGonagall 10-8. Posso? Vada. Adam 3 formata da chi? Balod e... Santiago. Ok. Malone. Ma chi sta qui in gioielleria? Darren. Scorpion. Ah, ok. È andato in 10-0 e... Vabbè, ecco, c'è cioè, aperta l'allarme ora, partita di un po' te. Ci sono già delle unità in gioielleria, siamo in... Sì, sì, l'ho vista ora, l'ho vista. Ma siete voi, quindi Cornetto, Darren e Scorpion, Sì. Ok, perfetto. Dai, un furto di veicolo. Fa un po'. Ci ha permesso di andare a cambiare vestiti al negozio? Che vestiti? Vestiti invernali. Certo, andate. Non c'è bisogno di chiedere permesso per andare a cambiarsi. Signori, qui
venire alla gioielleria. Devo dirvi una cosa, c'è qualcuno che mi riceve? Sì. Allora, abbiamo trovato il camaccio che è stato segnalato per rapimento dell'ostaggio della gioielleria qui davanti, qui vicino. Il proprietario è Gigi Puzzu, che noi ora abbiamo convocato in centrale. Nel caso in cui venga, date spiegazione. Nel caso in cui non venga, viene dopo, sarà è uno della gioielleria. Non si può purtroppo questa città accusare in questi modi. Quindi, rallenti. Quindi, boh, devi parlare con uno più alto in grado di me, ecco. O direttamente col procuratore. Per convocarlo, dici? No, per dare l'accusa di rapina. Vabbè, intanto se viene prima vuol dire che è sul... Altrimenti lo rivolgiamo quando c'è, lo convochiamo quando c'è un altro in grado, vuol dire che è uno della gioielleria. Beh, vedi te. Vabbè, sostanzialmente perché se arriva prima nella gioielleria vuol dire che gli hanno rubato, va bene? Sì, sì. Sì. Salve. Agenti. Com'è? Il lavoro. È difficile il lavoro, agenti. Sì. Se questa sta macchina, se questa è questa macchina qua. Vai. Night. Avanti. Io di ora ti mando una cosa. Sentiamo. Questo. Vabbè, arrivederci, buon lavoro. Oh, cosa meta? Meta, in che senso? Ecco qua, Alex Olivieri. Sequestro. Perfetto. Oh, ok, andiamo. Alex Olivieri. Adam 455, punte del Santos. No, è che... C'è una novità. Oh, sei sirene? No, è che non è che metta, è che se è davanti molto probabilmente è proprietario dell'auto, quindi... Cioè, bisogna controllare, bisogna indagare su sto fatto. Non è che se tu... Cioè, se c'è un camaccio targato di X persona davanti a una rapina, non puoi, cioè, dire no, non era mio, no, non ero lì, cioè, diventi sospettato. Buongiorno, boss. Comunque vi ricordo, chi ancora non mi segue su YouTube, di fare punto esclamativo Discord, come ho fatto Totò. E di seguirmi, diciamo, su seguirmi su Discord, anche per entrare nel mio server Discord, oppure punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube per vedere le repliche delle live o altri video che faccio solo per YouTube. Adam 455 terminato. Furto l'auto, vai. Vai. Ok, Adam 3 coinvolge l'ultima chiamata, basta. Niente, non andrà ormai. Perché non hai detto subito? Vabbè, perché devo vedere dove era e... Devi dire prima dov'è. Cioè, devi dire prima che convergiamo e poi devi dire che... In pratica un po' ho detto che era il collega prende 100-100, però comunque... Una volta che tu abbandoni un veicolo davanti alla rapina con la targa di X persona, diventi primo sospettato, perché finché non hai prove per smentire questo fatto, teoricamente in America sei il primo sospettato, perché se non denunci il furto, sono cazzi tuoi. Cioè, detto papale, sono cavoli tuoi. 10:55 concluso col soggetto. Stanno sulla strada parallela alla nostra, l'Adam 3. Oddio, ma dove sta questo in gioielleria? Sì. E dove sta? Ma questo... Dove? Ma no, il furto dobbiamo andarci noi.
Ma dov'è che non, come ti metti la posizione sul cellulare, poi vabbè, ma è complicato ora. Ti metti la posizione sul cellulare, rivedi che è fermo e poi dopo non passare davanti alle rapine, che poi magari si innervosiscono le persone. No, io ero convinto che questo qua fosse il GPS del coso, pensate. Comunque mi sono indicato, poteva anche non andare al vanilla, tanto c'era cibo nel magazzino. Stanotte il vice comandante ha comprato 1000 hamburger e 1000 bottigliette d'acqua dal Bahamas. Sì, grande acquisto. Beh, scusa, che senso ha che ci hanno tolto la... Vabbè, per fare, diciamo, per avere più interazioni con i locali, capisci? Sì, il vicecomandante in questo no, caso. Vabbè, in questo caso, vabbè, il vicecomandante, ma in generale la polizia invece di andare lì alla mensa. Invece di andare lì... Dai, non ti demoralizzare, Rossi, se hai perso 1,99. Uffi. Sì. Vinco, Smith. Beh, Rossi, l'importante è che vi siete divertiti. Non so quanto ci sia di divertente prendersi una pallottola addosso, però vabbè. Nel senso... avete provato ad affrontare il problema. Adam 5 10 55 nei pressi del panico. Comunque stavamo dicendo? Boh, mi sono scordato. Sì, che ora invece di andare lì alla mensa a prendere e andarsene via come se nulla fosse, almeno qualcuno o qualcuno si fa qualche interazione con i locali, cioè viene qualcosa con i locali, almeno capiscimi, ecco. Si ha più interazioni con i locali, ecco, a prescindere, anche se si fa la scorta di mille e mille. Qui Adam 3, furto di veicolo concluso con successo. Ecco, dicevi che non le vincevano. Ottimo lavoro. Ma chissà chi hanno fatto? Gli hanno fatto la bit subito e l'hanno... Oh, se vai in autostrada il furto è un cretino. Pito autorizzato a 100-100 in autostrada, capisci? Devi essere anche furbo, andare in strada difficili da raggiungere. Già. Mettiamo sta macchina. Che fa questo? Adam 5, 10, 55 concluso. Furto in casa, andiamo? Vai, vai. Adam 1 converge all'ultima chiamata. 24. Spegni sirene. Qui. Ecco, c'è una macchina lì. Forse è dentro. Controllo di chi è la macchina. Jenny K. Faccio il perimetro, controllo là dentro. Vediamo un po' su Gianni K se ha precedenti penali. Controlliamo anche le altre case però, che magari... È lì che... cioè, lì ha messo la macchina, però se lui sta da un'altra parte. Ma l'allarme è partito da questa casa qui, eh?
è questa. La lama è... Sì, sì, la lama è questa. Sto guardando sul database se ha precedenti penali. Dai. Sì, precedenti penali ce ne ha. Furto di veicolo, uso proprio da mano a fuoco, tentato omicidio pubblico ufficiale, rapina a mano armata, tentato omicidio pubblico ufficiale, rapina a mano armata, possesso di arma legale in modo illegale e possesso illegale di arma legale. Ne ha un bel po' di indiriati, diciamo. Ha una revoca del porto d'armi. Ha un po' di fatture non pagate della polizia. 4. Che facciamo l'auto? Perché la proprietà ancora non è venduta, ho visto sull'applicativo, quindi teoricamente l'auto è parcheggiata indietro di sosta, in proprietà privata. Potremmo anche sequestrargliela. Aspettiamo se esce, aspettiamo che esce. In caso la sequestriamo, secondo me. Però se vuoi la sequestra subito, dimmi te. Diciamo, inizia a sbloccarla, vediamo se c'è dentro qualcosa dentro il portabagagli. E tanto l'ho entrata io. È stato uno in moto qui dietro di noi. Ho visto, ho visto. Dammi energetico. Sì, ci stanno ronzando attorno. È tornato indietro? Ah no, ok, non è vero. Ricevuto. Agente Alvarez 18. Oh, si sta facendo le tende dentro casa. Aspetta finché non ce ne andiamo. Possiamo entrare, ma secondo me tipo ci sono degli esterni che controllano e dicono esci, esci, la polizia non c'è più. A questo punto tu fai così, facciamo così, dato che molto bene funziona così, che si prendono degli esterni che gli dicono vai vai c'è la polizia che se ne è andata, esci pure. Io vado dietro la casa, no io vado dietro la casa laggiù e guardo da lontano. Dimmi te quando tornare a Smith. Sì. Eccolo quello in moto, me lo seguo. Come si è messo per nascosto, mi sono messo. L'ho portato via quello là di della moto. Temo se ne sia andato. Domenico si è fermata qui? Che fa la Dominator? Si è fermata qui davanti, si è fermata? La gente siamo in servizio. Aspetta, Knight, aspetta. E se è andata via, se n'è andata ora. Mi sa che mi ha visto, porca. Ma se n'è andata via con chi? Da solo? Da solo? Adam 5 da fermiamola. 5 da 5 nei prezzi dell'import. Si è fermata davanti alla casa comunque, è andata di verso nord. Che succede Smith? Furto in casa e non si capisce che cazzo stanno facendo, stanno in più di due mi sa. Si stanno divertendo un po' a fregarci dall'esterno. Eccolo, eccolo. L'ho visto. Se volete supporto mandate 10-20. Grazie per il follow adesso player 14. Carminati, buongiorno. Sto a posto, come va? Va che stiamo facendo un furto in casa, ci stanno un po' di forzone fuori all'esterno che gli dicono quello dentro di uscire o meno, secondo me. Ah. Ad Andrea 10-8, pattugliamento cittadino, passo e chiudo. Infatti mi sono nascosto dietro delle piante sperando che non mi vedano, però mi sa che mi vedono.
Ciao. Zeta Franco. No, Zeta Fazco. Pazco. Quanti anni ho? Quanti anni ho? Ho 18 anni. Smith, io ti direi, se ripassa la Dominator che si è fermata, gli facciamo un controllo per... Alessio Player, ciao. Per assicurarsi. Adesso va, per ora, sequestra lì quella macchina lì, così impara a parcheggiare in proprietà privata. Poi battere di nuovo. Io mi sto nascosto ancora qua, vediamo, sperando che mi vedano. Sto sul tetto io, ma adesso voglio vedere se mi vedono. Per andare su Impero devi avere 17 anni, se non erro. Ho 7 anni di avere, se non erro. Ti si vede comunque, Smith. Mi si vede? Io ti vedo. Ma dove mi devo mettere? Qua mi vedi qua? No. In nessun modo mi vedi qui dietro? No, da lì no. Moto. Ok, ecco un'altra moto. Sei andata qui davanti, sei fermata. Vattene, 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 nasconditi. La Dominator di nuovo. Questo lo fermo, vieni. Franco dice. Vieni, Smith. Oh. Scusi? Ti ho accostato. Scusi? Accosti per fuori qui sulla destra, grazie. E non parli in radio, e non parli in radio. No, dimmi, no. Ehi, la pistola, metti via la pistola. Metti via la pistola, subito, metti via la pistola. La pistola. Metti via la pistola di mano, metti via la pistola. Subito. Gli chiediamo una del supporto qui al civico 416. Una persona è scesa armata dall'auto. Fermo. Ok, ora scena dall'auto lentamente, venga dietro la nostra pattuglia. Vai dietro. Vai dietro. Venga dietro la nostra pattuglia. Ehi, ma che fa? Sale sulla nostra auto. Riecco la moto. Una dam di supporto al 429. Sì. Arriva, arriva. Stiamo arrivando. Venga, venga. Venga, venga qui dietro, signore. Venga qui dietro. Qua, qui, dove sono io? È passato già più volte. Salvo, posso adesso i documenti? Se ne vada, signore. Non deve entrare sulla macchina. Non deve entrare sulla macchina, signore. Deve darmi i documenti. Darmi. Qui è Mirror Park 416. Signori, anche due Adam di supporto. È arrivato un Mesa Trail che si è fermato. Se ne vada. Oh, signore, se ne deve andare. Se ne deve andare. Adam, sai, controllate che stanno. Adam, sai, converso. Sono un po' troppo curiosi. Ci stanno. Ma... mi dia il documento cortesemente. Ma e nel documento non ce l'ho più. Non tiene il documento? Allora devi con noi centrale, deve venire. 429. Aspetta. Non tiene documento. Il signore qui non ha il documento in possesso, quindi lo portiamo in centrale. Salga, no, ha un documento di identità, un documento identificativo, patente o carta di identità, ce l'ha? Ma io sono la moto e vado a farla di ce l'ha o no? Mi risponda, sì o no? Mi dice, non ce l'ho. Perfetto, allora dobbiamo andare in centrale. Saga, su. Prego. Apra la porta e salga. Oh, vada. Perfetto, là c'è la cintura. Signore, dove state con Bergurio? Stiamo andando verso la centrale noi, perché il soggetto senza porta senza carta d'identità. Qualcuno prende la Dominator che è abbandonata qui davanti all'edificio. E la porta in centrale. Qui Adam 3, recuperiamo noi la Dominator. Ricevuto. Chiamano il telefono, appunto un attimo la radio. Faccio per la musica col copyright. Ma hai chiesto aiuto in radio? Pronto? No, ha detto che... Pronto? Non so, non niente di che. Pronto? No. Cioè, non
avvisato che l'hanno fermato. Pronto, ma chi che parla? Chi mi ha chiamato il telefono? Pronto? Telefono alla cacciata, ma diamante. Sono da solo in moto, posso andare. Vai, vai, vai. Vi sparano? I civenti, signori. Giornale di taxi. Ok. Ma che è sceso lei? Oh, ma risalga. 404. Finché non siamo qua non, in, non scende. Vabbè, prego. Posso scende ora. Lì o... No, no, aiutiamo a fare questo. Vai, vieni. Prego, prego, venga, venga, entra dentro. C'è un signore che stava scavalcando la recinzione, stava quasi scappando. Come? Prendeteli, prendeteli. Sì. Quanti soggetti avete visto? Due. Due. Per ora. Su, 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 okay, su, certo. Erano vestiti in una maniera ecco particolare o. Signore? Particolare. Negativo. Ok. Ma dove sta nonna? C'è un mezza verde che si sta dirigendo in zona, è una coscuda che si attende. Dai, quel, dove sei? Sta sopra. Ma dov'è il tizio? Sta qui con me. Abbiamo, vista, sta... abbiamo luce verde? Ragazzi, no, che luce verde, oh. Negativo. Se ti punta, sì. Ah, ho sentito spari, signore. No, se vi sparano contro, difendetevi, ma non è che se passa una persona lì, vi sparate. Sì, sì, era una domanda. Beh, quel, che piano sei della centrale? Certo, okay, abbiamo visto un soggetto entrare dentro l'agenzia di taxi. Siamo l'autorizzazione per entrare. I documenti non si fanno al terzo piano, beh quello. Qua c'è la stampante. Ma perché l'hai messo in cella? Ma perché? Ma perché in cella? Esca, esca, esca. Avete comunicazione, abbiamo visto. E smetti di parlare in radio, che le faccio ovviamente l'arresto. Per entrare. Ah no, ma ho dettato. Se l'avete visto, flagrante, sì. No, no, ma perché l'hai messo in cella, Dio mio? Contro dei civili, pazzo. Buh. Non è mica in arresto. Cioè, i documenti sono al secondo piano, a piano terra si fanno. Lì dove ci sono i computer, le porti lì. Se non c'è la, se non sei la hall, vai là. Posto, mostrami un documento. Ecco, subito. Chi l'ho controllato. Vediamo se corrisponde. Qual è il numero? No. Lascia aperto, faccio io. Ok, sì, corrisponde al proprietario del. Ok, ha un porto d'arma, mi ha toccato l'arma addosso quando è uscito dall'auto. Eh no, colleghi. Eh? Calve. Calve, colleghi. Hai sbagliato drago, hai sbagliato grado, mi sa, eh. No. Non sì, è gente esperto coordinatore? Prima ho avuto un problema gente di esperto. Non volevo. Allora, gente esperto c'ha il puntino, non la stellina. È uscita, però. Vabbè. Però lei, se, lei deve farsi un po' più furbo, signore. Lei non può estrarre un'arma, no, entrare, no, entrare in macchina, ascolti, entrare in macchina e poi scendere dall'auto e pretendere che non ce l'abbia ancora in mano, ho signore. Capito. Io non volevo ancora uscire la pistola. Ma lei, purtroppo, il problema è che lei è entrato nell'auto con la mano, con l'arma in mano. Ok, ok, qual è il motivo perché dovevo uscire la pistola in mezzo a voi due? Boh, fare? Perché l'abbiamo fermata, non si sa mai, non si sa mai. Madonna, passiamo che mi chiama, mi incazzo, lo so chi è. Chi è che mi chiami? Continuazione, dimmi. Ok. Sono occupato, sto lavorando, dimmi che c'è. Anch'io sto lavorando. Ma dimmi che vuoi, mi hai chiamato 4 volte, dimmi, c'è una cosa importante. No, 2. E ora sei la terza. Bene. Dimmi. Ma io e White in centrale, possiamo formare una Mary? No, no, ragazzi, sta gente che spara il taxi e tu mi chiedi se vuoi fare la Mary, ma scusami. No, non ci sta più nessuno che ha il taxi, erano soltanto dei civili. Allora, Mary, no, siamo pochi. Mi sono stato un momento sbagliato, veramente, non ho fatto niente. Vabbè, se non la porto d'armi arrestiamolo per detenzione illegale di arma legale. Capito, però non è colpa mia se... Vabbè, ha precedenti penali, signore, Vegel? Vabbè, va fammi questo. No, no, non te la sa precedenti penali. Sa precedenti penali... No, non ho niente. È pulito? Sì. Allora, facciamo così, gli detiamo l'arma, le facciamo una multa e la mandiamo via. Vabbè. Monti l'arma? Sì. Però dobbiamo schedarla, per questo problema, però. Idea. Fai tu tanto tutto il documento, perquisizione, fai la perquisizione, portalo. Portalo dentro, cella. Capito, però c'è. Vabbè. Signore, ma lei non deve scendere, lei non deve salire nelle auto con le pistole non in mano. Scendere, vabbè. No, è scemo lei che entra in macchina con la pistola in mano. È un problema con gli occhi, punto. Non è un problema con gli occhi, signore, la smetta di dire cavolate. Vabbè, va. Non smetta di dire cavolate, signore, però non è un problema. Devo fare la pistola, devo. Non lei non la deve tenere estratta, donna. E lei deve riporto d'armi. Deve infatti, ma riuscirà a camminare da solo, signore? Madonna, basta portarla in braccio.
Allora, non si muove. Si muove da solo. Se non si muove, gli do in tancio. Se mi dici dove andare. Allora, signore, lei non può girare con un'arma. Appunto, a prescindere, a prescindere occhi o non occhi, lei non può girare con un'arma senza porta d'armi. Occhi o non occhi, tu l'hai vista, non la vedevi. No, io la pistola l'ho vista e come? Ho capito, perché vedo proprio gli occhi, ma se no non è stravo. No, no, la pistola, tu. Il problema. Allora. Allora, ciccio. No, adesso fammi, mi sto incazzando, quindi fammi parlare un attimo. Allora, senti, come si chiama? Come si chiama? Come si chiama? Gennaro Schwok. Come? Gennaro Schwok. Che? Gennaro O. Schwok. O Spock, ok. Sì, signora, o Spock. Se lei non è un porto d'armi, ok, non gira con un'arma a prescindere. Poi, un'altra cosa è, se lei sale in macchina con la pistola in mano, è ovvio che scenderà con la dalla macchina e con la pistola in mano. No, 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 lei è salito in macchina con la pistola in mano, signore. Lei è salito in macchina con la pistola in mano, signore. Non mi dica cazzate. Quel problema lì, che quando scende dalla macchina e le estrae l'arma, senza un motivo non c'è più. Ho avuto proprio gli occhi, però non ho capito, non fa niente, punto. Vai, proseguo con il resto. Madonna mia, la gente che cerca di dire cazzate. Ho messo il cosetto, il puntino, perfetto. No, non lo sapevo che c'era il puntino. Sì, il puntino è per gli agenti esperti, la stella per i coordinatori. Sì, ho visto, non ci avevo fatto caso, infatti. Pensavo c'era solo la stella. Comunque sto qua, no, è un problema di occhi, la pistola non ce l'avevo in mano, è un problema di occhi, ma che... Cioè, vabbè, io non so, sta gente che mi parla il culo dicendo così. Se tu sali, no, perché il problema è che se tu sali in macchina con la pistola in mano, è ovvio che scende la macchina con la pistola in mano. Sì. La gente non lo capisce, cioè. Devi fare tutte le prove in armeria. Sì, Z Fazco l'ho tolta adesso, è arrestato e tutto, mamma mia. Poi fanno a perdere la pazienza, no? Perché si inventano le più cazzate possibili, immaginabili, per pararsi il culo, cioè. Chiaro, chiaro. Vedono loro da inventarsi le cazzate. A posto. No. Complimenti per la promozione, comunque. Grazie. A livello cittadino, il distintivo rimane sempre agente? No, agente esperto. Anche da coordinatore rimane agente esperto. Sì, anche da coordinatore rimane agente esperto. Prego. Okay. Hai schierato tutto, vero? Ora lo faccio. Ok. Io c'ho ancora gente qua in città. E vabbè, chi la comanda, il vicecomandante sì. Porterà il badge da vice, da sì. Esperto, forse, non so. Sì. Prendi $400 invece che 350. È buono, butti via. Si dempica la crisi che c'è. Hai sta porta del ca... Zubanino più al giorno. Vabbè, io mi sa che adesso vanno giustate perché è anche ora di pranzo, quindi... E socchiamo tutti in centrale. Tutti gli agenti in centrale fuori riga. Che si fanno le Adam. Vedo un sacco fresco. Mi confermate oggi. Che ci piace vero? Funziona, no, non funziona. No. Ti vedo felice oggi. Ti vedo felice. Sì. Allora, adesso facciamo tutti gli Adam e poi vado a mangiare. Dai, su. In riga. Pure io vado. In riga. Dice che al vicecomandante va bene. Come dice. Perché non è quello che ha dato lui, però quello che ha dato lui fa proprio cacca. Cioè, PS non funziona, ma... no. Non è proprio capace a fare il vice comandante. Ma che cambia rispetto a quelle che tu adesso? Tutti gli agenti in riga fuori il garage. Perché... No, ragazzi, andate in riga intanto, preparate la. Io devo andare fuori in stanza. Non stavo saprando. Finite velocemente 10:55, venite già in riga, venite. Dai, bagger, anche tu in riga. Dai, dopo riga. A mangiare devo andare. Ok. Dai, renditi 7 dopo. Santiago? Sì, ma lei non è ancora solo applicante. Lei non è segnato nell'ufficio del personale. Si faccia segnare, si faccia dare una matricola. Sì, non ha neanche autorizzazione, signore. No, quello è perché lei deve entrarci. C'è il nuovo applicativo, cioè sta. Ma per l'Adam. Ti mando il link, li mando. Perché adesso, dato che sull'applicativo generale non ci sta più posto per creare altre stanze, allora abbiamo creato un nuovo applicativo per la polizia. Signor sì, signore. Le mando il link un attimo. Gliel'ho inviato adesso via mail. Grazie, molto gentile. Procedo subito. Appena entra nella hall, scrive il suo grado e poi specifichi anche alla collega Banner di inserire nell'ufficio personale, perché non penso lei ci sia.
È l'unico che c'è i calori in questo periodo. Cosa? Ma dico, sono l'unico che c'ha callo sto periodo. Può darsi. Sono mezze maniche perché a parte la divisa la sto lavando a casa. Non appena avrà il grado scritto suo nome, poi dopo la l'avrà permesso di vedere tutto l'applicativo. Appena scritto. Oh, giusto. Corretto. Che è quella macchina? E gli ricordi pure di metterla sull'ufficiale personale, perché non ha né matricola né niente lei, quindi, perché se non era scelto da cara sceriffo nessuno l'ha mai messo. Mi sembra molto grave. Completato, grave diligenza, lì come si dice poi. Diligenza. Ah, è lei il vecchio sceriffo? Affermativo, signore. Piacere. Insomma, è questo, diciamo, quello, l'importanza che si dà a uno che ha fatto comunque tanti anni di servizio. Ma poco rispettoso. Agente Johnson 17. Liberate tutti le Adam sull'applicativo, venite in macchinetta. Voglio caffè, grazie. Diaz White Knight. Perfetto, allora. Quanti siamo oggi, mamma mia. Adesso faccio le Adam e poi vado un pattuglio, vado a mangiare io. Allora, abbiamo agenti esperti? Sì, eccolo qua, uno. Lei che è agente esperto, Carminati, prenda la recluta e vado in pattuglia, Adam 1. Certo. Altri agenti esperti non ce ne abbiamo? No, no. Assolutamente no. Vabbè, pian piano ci saranno altri agenti esperti. Vabbè, poi Bagwell. Bagwell. Sì, un attimo. Ok, allora, intanto Santiago, lei vada con Lamar. Ok. Faccio casino con i nomi. Faccio casino con i nomi. Poi dopo Malone. Adam 2, sì. Non posso ancora entrare dentro Adam. Sì. Cosa? No, gli Adam sono... Gli Adam sono sull'applicativo quello vecchio, Gli Adam. Gli Adam stanno bene sull'applicativo vecchio, quindi lei può stare per ben entrare. Oh, ma sei agente. Non importanza, bravo. Oh, ma c'è Cooper? Andiamo in pattuglia, Cooper. Certo. Andiamo in pattuglia, Smith. Smith? Sì, che buonissimo. È buonissimo. Malone, vai con Cooper. Con Cooper, Malone, Adam 3. Andiamo, Cooper. Ma come la... Smith. Bagwell vai con Alvarez, Adam 4 e voi Adam 5. Mi giri il database. Quale? Il sito? Della fedina. Il sito? Sì. Sì. Ma lo trovi nel regolamento, nei regolamenti interni lo trovi? No, non ne facciamo una cosa, Smith. Vabbè, giramelo un po', fammi il favore. Lo trovi nei regolamenti interni, è solo applicativo, regolamenti interni. Salve agente Alvarez. Ci sta tutto il link, database aggiornato. C'è il database. C'è tutto, ci sta. Chiamatevi bene le Adam, grazie. Dove sta regolamento interno? Che stupido che sei. Okay. Oddio, ma White? Sì. Ma no, perché non c'è nessuno. Per Adam 5 perché c'è Diaz, che non è... Non so. Adam 1 da che è composta? Oh, fai un po' di... Oh, qualcuno che mi fa la fedina Gennaro Worker, là, come si chiama? La fedina Worker. Sì. Che non riesco a trovare sto coso. Ti mando, te lo mando io. Ti prego, Knight. Fatto. Gennaro Schwok si chiama. Vai, fallo tu. Detenzione illegale d'arma legale. Pattuglia! Cazzo ti urli. E però neanche mi hai cagato prima quando ti ho mandato quella cosa. L'ho visto. Perché non trovo il senso. Esatto. Perché non vanno giù? Perché non l'hai preso. Lì? Non l'hai preso. Ma perché? Non l'hai preso. E perché non l'hai preso? Perché hai preso il muro. Non l'hai preso. Sei lì. E
E per il murmo non è preso a lui. Cazzo dici? Sì, ma... No. Vabbè, dai, andate in pattuglia, ragazzi. Vai. Intanto, vai, vai, Alvarez, prendi la macchina. Beh, quello con guida. Allora, state a fare la cosa sulla database. Voi due andate in pattuglia, dai, su. No, io non lo faccio. Ti stiamo facendo una richiesta. No, i due che erano in Adamuno, come andato fuori, posso camminati e la recuta. Potete mettervi sull'applicativo? Adamuno. Io ho problemi alla vista con l'applicativo. Un'offerta che non puoi rifiutare. Sì, io tra poco arrivo. La Mar con la gente. Ok, lui non può, ok. Adam 3, 10, 55. Civico 391. Adam 4 da che è formata? Begwell e Alvarez, è da Adam 4, non Adam, c'è, Adam 6. Alvarez, venite Adam 4. Vieni, smetto, mamma, ti farò un'offerta che non potrai rifiutare. Io vado, ciao. Ma vuoi sentire la nostra offerta? Ma allora, Begwell, ma devi andare in pattuglia? No, 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 devo andare. Ah, allora niente. Sì. Allora niente, voi due andate con lui a questo punto, non ci stanno abbastanza Adam. Ma non vuoi, facciamo una bella cosa. Cosa? Ne vai con le moto. No, ragazzi, ci stanno Adam in auto, andate con loro, vai su. No, no. Ma tutte e tre. Ragazzi, andate insieme, ma dai. 17 quello là, ma Smith 17. Ragazzi, andate con l'auto su. Certo. Adam 4, dai. Buonanotte. Smith mi odiano tutti, ma. Ma vabbè, ragazzi. Con questo io chiudo qui. Vi ringrazio tanto per essere stati qui con me. Vi ricordo di fare punto esclamativo comandi per seguirmi, diciamo, per vedere tutti i comandi. Tutti i comandi disponibili. Punto esclamativo YT per seguirmi su YouTube. Punto esclamativo Discord per seguirmi pure su Discord. Vi ringrazio tanto per essere stati con me e ci vediamo al prossimo live. Ciao!